per l'Italia con le azzurre. Partenza ufficiale, partenza regolare, ottima la partenza delle azzurre che riescono lì in acqua numero 4 ad imprimere ritmo insieme alla formazione degli Stati Uniti, ma all'esterno anche la Gran Bretagna non vuole essere da meno, ma le azzurre hanno già una pallina di vantaggio. Dopo 250 metri siamo ancora tra gli equipaggi. Raccontaci la gara. Allora, l'idea è tu parti forte, ma non troppo forte, Ancora bello vedere, sì, infatti, assolutamente bello vedere la prua dell'Italia. Anche perché era un lago difficilissimo, cioè loro hanno deciso di fare tantissima l'Olanda che fa la battistrada, le nostre azzurre sono lì, anche se cioè, questo campo non sembra, ma in realtà si trova in mezzo all'oceano. Si dimostra una delle difficili. Diciamo, in questo momento le azzurre siano fatte. Esatto, è una spacca onda, perché spacca un po' l'onda, però in realtà. Guardate come è l'azione delle nostre azzurre che vogliono davvero a registrare un successo incredibile per il campo, quindi non senti tanta differenza, però in realtà non all'esterno l'Olanda sembra schiantata e le azzurre reagiscono, vedo le boe rosse, Rossano, ci siamo oramai in chiusura. Sentiamo la cronaca, omaggio anche a Luca Volgini, che è un'altra delle eccellenze del nostro territorio. Le azzurre riescono a reagire, Valentina anticipa Federica, insieme vanno a costruire e questo il leggero inciampo non fa paura a nessuno. Sono tre sulla stessa linea, guardate all'esterno, l'Olanda si incrementa, ma l'Italia si porta sotto e in questo momento vedo tre formazioni sulla stessa linea, ci permettono di sognare non solo il grande, ma il grandissimo, siamo meno di un metro, potrebbero arrivare loro, alle ragazze, il colpaccio della vita, c'era Piero Ante.